Quindi ha lasciato a me l'onere e l'onore di salutare tutti voi. Quindi vi do il benvenuto all'INAF, Istituto Nazionale di Astrofisica, Osservatorio Astronomico di Capodimonte, che è la struttura che vi ospita questa mattina. Per il secondo anno consecutivo il Linux Day si è svolto qui, con immenso piacere per me, che faccio gli onori di casa e sono il responsabile del CED dell'osservatorio, e quindi dicevo anche della struttura. Abbiamo avuto qualche problemino in settimana, che rischiava veramente di far saltare tutto a causa di fulmini che hanno abbattuto alberi, hanno rotto impianti di rete, computer, chi più ne ha più ne metta, insomma, a parte i problemi che avete visto sopra, monumentale, di pericolo crollo cornicioni che hanno reso necessario mettere quelle bruttissime impalcature, insomma, per proteggere l'incolumità dei passanti. Quindi vi do il benvenuto anche a nome degli sponsor che quest'anno accompagnano il Linux Day, che sono appunto Abstract, Kelion, Insem, ITBM e server.it. Avrete, credo, già fatto colazione. Il programma prevederebbe una pausa pranzo per l'una circa, avremo forse qualche minuto di ritardo, vedremo di rosicchiare un po' di tempo dai vari relatori. E il primo intervento è del professor Pescavezza, il suo Mac, forse sarà perché usa un Mac e non usa un PC con Linux, che sta facendo, che si sentirà a disagio il suo computer evidentemente stamattina, o si è svegliato storto, o secondo me si sente a disagio oggi qui tra di noi, e quindi ci farà un intervento il professor Pescavezza e poi man mano vi presenterò gli altri relatori. Quindi ancora qualche minutino di pazienza. Grazie.
Buongiorno. Scusate il ritardo, ma il mio Mac non si spegneva da 3 anni. Si è pure ripreso, però abbiamo avuto un risveglio cruento. Sono contento di essere un'altra volta qua quest'anno. Vi ringrazio per l'invito. La prossima volta, se è possibile, invece di mettermi la mattina alle 9, se mi mettete alla fine, vi ringrazio, perché questo fatto di stare la mattina è bellissimo, perché uno fa l'opening, però si deve svegliare alle 6 per fare le slide, ed è drammatico questo fatto, perché oggi è sabato. E quindi alla fine, se c'è spazio, dove sta Flaviano? Che lo vedo. Posso fare la chiusura? L'anno scorso sono venuto, ho fatto un sacco di complimenti a tutti quanti, diciamo, quindi non li ripeto, diciamo, valgono uguali a quelli dell'anno scorso, e non ho detto niente di tecnico, ma hanno fatto un cazziatone incredibile dicendo ma non parliamo di niente quest'anno. Allora, quest'anno non faccio complimenti a nessuno, perché non perché non se li meritano, ma perché vado rapido, anche perché ho perso tempo all'inizio, e vorrei raccontarvi un po' di cose che tra l'altro stiamo facendo anche al dipartimento a cui appartengo, nel gruppo di ricerca che coordino. Allora, io chi sono? Vedo un sacco di gente nuova, mi presento. Io sono un professore della Federico II di Napoli, del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie di Informazione, e insegno reti di calcolatori. Faccio ricerca in reti di calcolatori, oltre a insegnare altri corsi del settore dell'ingegneria informatica, mi occupo di ricerca e di insegno, nello specifico, temi che riguardano internet, sostanzialmente. Questi sono i miei dettagli per chi ha bisogno di chiedermi delle cose sulle cose che abbiamo detto oggi, che diremo oggi, oppure su altre cose, e vado avanti. Di che cosa vorrei provare a parlare oggi? Anche visto, diciamo, il fatto che siamo al Linux Day 2015, proverò a fare un ragionamento, anche perché insomma abbiamo mezz'ora, anzi meno di mezz'ora, su quello che sta succedendo nel networking da qualche anno a questa parte, e soprattutto su quello che sta succedendo nel networking dal punto di vista di un cambiamento che è epocale nel settore delle reti. Qualcuno, ho visto qualche studente mio di reti di calcolatori, troverà, diciamo, inevitabilmente che insomma dirò delle cose negando quello che io stesso sto ancora spiegando in aula. Cioè, oggi quindi ci sarà una contraddizione enorme, nel senso che un sacco di cose che noi raccontiamo sul networking classico tuttora oggi ai corsi di base di reti, io oggi li smentirò, anzi non solo li smentirò, ne parlerò malissimo, perché in qualche modo sono le limitazioni di internet attuali che hanno generato la rivoluzione di cui proverò a parlarvi stamattina. Rapidamente, questo è quello che proverò a dirvi e proverò a raccontarvi. Ripeto, mi farebbe piacere fare un ragionamento su queste cose, cioè come è cambiato il mondo delle reti negli ultimi anni, che cosa ha portato al paradigma che forse avete già sentito, quello delle software defined networks, e con qualche cenno sulle tecnologie aperte di rete. Non ho nessuna, diciamo, velleità di essere esaustivo su nessuna di queste tre cose, ci sarebbe bisogno di fare un corso di laurea intero su questa roba, proverò a lasciarvi anche dei puntatori su cui magari poi è possibile fare degli approfondimenti. E poi come parte finale mi farebbe piacere lasciarvi un esempio reale per farvi vedere che questa non è fantascienza, come si direbbe, ma sono già delle infrastrutture di rete che vengono utilizzate da player molto grandi sul mercato, e infatti ho scelto l'esempio di Google per mostrarvi come oggi funziona una rete completamente software. Che cosa ci ha portato a questa open networking? Allora, vedete, quindi adesso nego me stesso, cioè nego un networker. Vedete, questo è grosso modo, diciamo, la struttura di un qualsiasi dispositivo di rete. Quindi uno switch, un router, come è fatto? È fatto con dell'hardware che normalmente è pesantemente specializzato, perché ci sono delle porte particolari in fibra, piuttosto che in rame, piuttosto che porte che devono poi fare delle particolari operazioni all'interno delle switch in fabbrica costruite in un certo modo, insomma un hardware molto molto specifico. Ci sono dei sistemi operativi iper specializzati per fare le operazioni di networking, cioè prendere un pacchetto, fare delle operazioni su questo pacchetto ed instradarlo sulla base di policy più o meno complesse. E tutti quanti conosciamo il sistema operativo della Cisco, piuttosto che dell'Enterasys, piuttosto che della Juniper, eccetera eccetera eccetera. E poi soprattutto ci sono una serie di applicazioni. Queste applicazioni, quando tutto questo è cominciato, in realtà erano molto poche, perché un dispositivo di rete doveva fare poche cose, cioè doveva prendere un pacchetto su un'interfaccia d'ingresso,
doveva fare alcuni controlli e doveva portare su un'interfaccia uscita, cioè questo doveva fare un dispositivo di rete. In realtà quello che è successo è che su questo dispositivo di rete le applicazioni sono cresciute sempre di più, tante, proprio tante. Tutti sappiamo che quando internet è stato immaginato per la prima volta, nessuno aveva mai pensato a problemi di sicurezza. Si pensava di vivere in un mondo in cui eravamo tutti quanti amici, e quindi non è importante immaginarsi di dover mettere dei controlli di accesso piuttosto che delle filosofie di security sempre più complesse. Si è capito che una rete che cresceva man mano e quindi aveva problemi di scalabilità, aveva necessità di essere gestita, quindi insomma un sacco di applicazioni costruite su questi dispositivi di rete. Che cosa è successo? È successo che negli anni il codice di queste applicazioni, dei sistemi operativi che devono gestire queste macchine è cresciuto tantissimo, veramente tanto. Questo codice viene sviluppato, e questo è uno dei problemi più grossi in questo momento, in accordo a delle cose che su internet si chiamano RFC, cioè Request for Comments. Le Request for Comments sono dei documenti ufficiali approvati dalla comunità Internet Engineering Task Force, in cui sono scritte le specifiche di tutti i protocolli che questi oggetti di rete devono rispettare. Bene, sono a fine 2012-2013, avevano superato le 5.000 RFC. Questo cosa significa? Significa che se io oggi volessi costruire un dispositivo di rete conforme ai protocolli di internet, e quindi che rispetti le request for comment dei protocolli che devono essere gestiti dai dispositivi di rete, devo implementare codice per rispettare 5.400 RFC. È una barriera non banale. Questa parte qua pure si è complicata pesantemente. Per poter gestire in maniera efficiente quelle milioni di righe di codice che vedete sopra. Che cosa ci ha portato? Vabbè, per non parlare della parte consumi che di questo periodo, insomma, sentite molto parlare. Bene, qual è il problema? Il problema è che siamo arrivati in un sistema che è iper complesso da gestire, talmente complesso che in realtà non si gestisce più bene. E perché siamo arrivati a questo? Siamo arrivati a questo perché abbiamo ragionato con una mentalità che è quella tipica del mondo mainframe, che è un mondo che è quello del codice aperto, conoscete molto bene. Quello che vi ho fatto vedere prima era la realtà e comunque ci ha portato, diciamo, ad una situazione abbastanza complicata. Ma poi, se andiamo a guardare nei fatti l'implementazione all'interno dei dispositivi di rete di quelle tre cose che vi facevo vedere sopra, le applicazioni, i sistemi operativi e l'hardware, non si è assolutamente tenuto in conto di questa separazione così netta, quindi non esistono delle interfacce così chiare tra questi tre mondi. Esiste una cosa che è molto più simile a questo, quindi complica molto di più lo sviluppo e la gestione di questi dispositivi. Non li pensate mai, quando parlo di gestione, configurazione e sviluppo di quella roba lì, non li pensate mai come un oggetto singolo. Questi sono oggetti che interagiscono in rete. Quando si parla di gestione di questa roba, si sta parlando di gestione di dispositivi che parlano tra di loro in reti molto molto complesse, cioè quindi non uno, 100, 1000, 10.000, ok? Questo tipo di implementazione di sistemi di rete ha fatto sì che sostanzialmente la competizione per poterne sviluppare di nuovi è diventata nei fatti una non competizione, perché i player sul mercato che fanno queste cose qui ad un certo livello sono diventati pochissimissimi, noi li possiamo elencare, quelli grossi, ok? Perché è complicato? È complicato perché questo processo di standardizzazione a cui facevo riferimento prima ha reso il tutto, vedete, il termine usato da un collega di Stanford, veramente molto difficile da innovare. Perché? Perché se ho un'idea e voglio che quest'idea venga accettata dalla comunità internet, bene, quest'idea deve passare per un progetto di standardizzazione, processo assolutamente aperto, per l'amor di Dio, assolutamente democratico, negherò tutto tra due secondi, che però prende un sacco di tempo. E quindi in qualche modo questa è proprio la negazione di innovazione. Perché dico, ho detto negherò tutto? Perché non è proprio vero, diciamo, che è così aperto come sembra, perché è vero che è aperto nei fatti, ma è guidato, è un processo che è guidato pesantemente dai grossi vendor, il processo di standardizzazione. E non solo, dovendo mettere d'accordo vendor che in realtà sono in competizione sul mercato, quello che si finisce di fare è sostanzialmente trovare una sorta di comune denominatore che vada bene a tutti quanti. E se vi leggete queste implementazioni di queste RFC, voi non trovate mai una, o perlomeno mai, trovate molto spesso qualcosa che dice should be, cioè dovrebbe essere fatto così, perché poi alla fine ognuno se lo fa come vuole sostanzialmente, perché bisogna trovare, diciamo, una via di mezzo tra le necessità di tutti quanti.
questa situazione dell'FC è imbarazzante. Cioè sono cresciute veramente tanto, ripeto, se oggi volessi fare un dispositivo di rete e prendermi una conformità rispetto alle RFC di internet, dovrei farne un bel po', ma poi non sono documenti di una pagina. Cioè dice, vabbè, sono 5.400, ma due pagine te ne esci, ne devi fare 10.800. No, questo qua, ho messo questo perché ho fatto la mia tesi di laurea qualche annetto fa sulle VLAN, quindi me le ricordo ancora bene. E vedete, questo quando è cominciato questo standard, c'aveva un certo numero di pagine. Guardate, VLAN è una cosa semplicissima, eh? Cioè tu devi dire ad un pacchetto di una rete a livello 2 che sostanzialmente, diciamo, la dividi, e quindi introduce a livello 2 un concetto di separazione del dominio di broadcast. Abbastanza facile per quello che devi fare. Bene, questo coso qua nel 98 aveva 211 pagine. Visto che poi le cose da fare sono cresciute con queste VLAN, adesso il documento è diventato di 1365 pagine. E questo vale, vedete, un esempio. Ma se adesso apro uno switch qualsiasi, Ethernet, cioè quindi mi deve far connettere sostanzialmente le macchine che ci abbiamo a casa, che ce l'avete tutto quanto, più c'è Ethernet a casa sotto al vostro access point wireless, ok? Apro quel cusarillo che mi deve far connettere, e io vado a leggere quello che c'è qua dentro, e c'è tutto questo. Cioè queste sono le specifiche di uno switch Ethernet qualsiasi. Che cosa sto dicendo? Sto dicendo, guardate, che quello che sta succedendo nel networking, quello che voi, perché io c'ho il Mac, sono una persona normale, voi che conoscete i sistemi aperti avete già visto quella storia che vi racconto stamattina, voi l'avete già vista. E perché l'avete già vista? Perché noi siamo partiti da un sistema computing che era di questo tipo, che era di questo tipo, quindi applicazioni specializzate, sistemi operativi specializzati, hardware specializzato. Quando imparerò a usare questo strumento all'ultima slide sicuramente, ad una situazione di questo tipo. Qui invece c'è stato lo sviluppo dei microprocessori e si è detto, ok, qua mi serve un'interfaccia aperta verso i sistemi operativi che non sono necessariamente specializzati per questo hardware, e nel contempo i sistemi operativi devono fornire un'interfaccia aperta verso le applicazioni, perché mi interesserebbe sviluppare qualsiasi applicazione su questi sistemi operativi. Quello che sta succedendo nel networking oggi è esattamente la stessa cosa, con una cinquantina di anni di ritardo, forse 40. Ok? Cioè quello che sta succedendo è che siamo partiti da dispositivi di rete che erano con caratteristiche ben specifiche su un hardware immaginato per trattare pacchetti, ad una situazione invece in cui che cosa vogliamo adesso? Vogliamo tornare a quello, al punto di partenza, cioè uno switch che deve fare? Uno switch deve girare pacchetti, basta, non deve fare nient'altro. Tutta quella parte di intelligenza che sta sopra non deve avere niente a che fare con lo switch che deve solo girare pacchetti. E quindi se questa roba qui non interessa la parte hardware, la mettiamo qua. Ma non solo la voglio mettere qua perché non voglio fare una separazione, diciamo, di responsabilità, ma voglio pure fare in modo tale che i servizi che implemento su questo coso che deve girare solamente pacchetti siano servizi indipendenti dall'infrastruttura che ci sta sotto. Questo non è un passaggio banale, non è un passaggio banale, perché significa cancellare tutto il networking attuale, completamente. Ed è per questo che nel 2006, 2007, 2008, me ne sento parlare adesso, diciamo, queste cose che il mondo della ricerca cominciò a fare 10 anni fa, è stato introdotto questo concetto, Software Defined Networking. Che come funziona? Cioè qual è l'idea di fondo? Geniale, lo posso dire perché non l'ho avuta io, geniale. Così possiamo schematizzare una rete qualsiasi. Una rete ve la potete immaginare come un grafo, nodi, archi che connettono questi nodi. Questi nodi che cosa sono? Sono dispositivi di rete. Come sono fatti? Come abbiamo detto prima. Cioè sono fatti, non voglio sbagliare, ecco qua, sono fatti con l'hardware specializzato che deve fare forwarding. Io adesso non voglio rompervi le scatole, quando parlo di hardware specializzato significa che queste sono delle matrici di forwarding, ciascuna porta è distribuita, c'è un ASIC specializzato che tratta i pacchetti sulle dimensioni medie di pacchetti, cioè tutta roba che fa trattamento, packet processing, con sistemi operativi iOS, JunoS, EOS, con delle applicazioni sopra che servono a fare tutto quello che devi fare su una rete, cioè quelle 5.400 cose che abbiamo visto prima, dai protocolli di routing banalmente al management, e sono connessi tra di loro. Configurare questa roba, tra poco ci arrivo, qualcuno qua dentro sicuramente l'avrà fatto, significa entrare in shell ad uno di questi oggetti, quindi sulla command line interface, e configurarne uno alla volta. Ci sono dei protocolli di rete che servono
a farmi configurare tutti quanti insieme, ma l'operazione di configurazione di una rete è complessissima, perché lo devo configurare comunque uno alla volta, cioè devo configurare singolarmente. Bene, qual è l'idea di fondo di SDN? Che questa cosa qui non va bene. Perché che voglio fare? Voglio trattare la rete come se fosse un sistema completamente agnostico dal punto di vista dell'hardware, no? Quindi voglio un sistema operativo di rete e voglio togliere le applicazioni dall'hardware, perché l'hardware deve solo girare i pacchetti. Questa cosa qui ha cambiato completamente il paradigma, perché sto dicendo che voglio definire un'interfaccia che ovviamente deve essere aperta, perché altrimenti se è chiusa non risolto il problema per cui sto facendo tutto sto casino, verso l'hardware. Voglio un sistema operativo di rete e a questo punto possibilmente lo voglio aperto questo sistema operativo, non lo voglio chiuso perché altrimenti non risolviamo il problema di qui sopra. E poi questo sistema operativo, così come c'è un'interfaccia aperta verso il basso sull'hardware, deve avere un'interfaccia aperta verso l'alto per sviluppare applicazioni di rete, così chiunque può scrivere applicazioni su questo sistema operativo di rete. Quella di sopra, per quelli a cui piacciono i nomi, si chiama Northbound Interface, quella di sotto si chiama Southbound Interface, e il protocollo che regola la comunicazione tra questi cosi è ad oggi quello più diffuso, si chiama OpenFlow. Qual è quindi la visione che sta dietro SDN? Distrappati completamente rispetto al networking odierno. Separare control plane da data plane, avere un punto che è il sistema operativo di rete, che si chiama controller nel modello SDN, in cui io posso controllare tutti gli switch. Ma controllare che significa? Significa io che sono l'intelligenza, cioè sono il sistema operativo di rete, dico agli switch quello che devono fare, cioè come devono forwardare i pacchetti. Questi switch non fanno assolutamente niente, forwardano solo pacchetti, ok? Serve un protocollo standard per far parlare switch e controller, come dicevo prima, e questo fa sì che adesso tutti i vendor in qualche modo possono competere sugli switch, perché gli switch girano solo pacchetti, possono competere sui controller perché è standard il lavoro che deve fare il controller, e le interfacce verso le applicazioni e verso l'hardware è qualcosa che è standard, quindi in qualche modo aumentiamo la competizione. Questo era il primo passo. Quando si è capito che le reti potevano diventare software, il secondo passo è stato immediato. Noi che cosa abbiamo visto nel computing? Perché il ragionamento che stiamo facendo è che cosa è successo nel computing, come quello che è successo nel computing lo vediamo nelle reti. Bene, che cosa altro è successo nel computing negli ultimi anni? Uno dei concetti che ha cambiato il modo di fare servizi IT è stato quello della virtualizzazione. Bene, questo modo di vedere la rete ci permette di virtualizzare pure la rete. Che significa virtualizzare la rete? Significa che io posso fare questo, vedete, invece di avere un solo sistema operativo, posso immaginarmi delle situazioni a container, in cui ho, vedete, una separazione di questi sistemi operativi, e quindi ho N sistemi operativi sulla stessa infrastruttura hardware, e quindi ho tante reti, con tanti operatori che magari utilizzano sistemi operativi di rete differenti, quindi ho tante reti virtuali sull'unica infrastruttura di rete fisica che è quella di switch che vedete sotto. Questo come è possibile farlo? È possibile perché abbiamo quelle interfacce che vi dicevo prima ed è immaginabile una rete a slice. Mi hanno messo un cartello che dice 15 minuti. Quali sono le conseguenze? Le conseguenze sono ovviamente, basta vedere questa slide di prima, sicuramente ho aperto il mondo delle reti a chi vuole scrivere servizi, perché se sono definite le interfacce, quelle app che vedete là sopra non sono più quelli che producono i dispositivi che le fanno, ma anche altri possono scrivere quelle applicazioni. Stesso discorso vale per i sistemi operativi di rete, non è più Juniper che si fa il suo sistema operativo di rete, ma c'è un sistema operativo che può andare anche su un switch su Juniper, quindi cambia completamente il paradigma. E ho abbassato pesantemente le barriere di ingresso in questo mercato, perché quello switch di prima che doveva essere conforme al 5400 RFC non lo è più, perché lo switch è conforme solamente ad una cosa: deve girare pacchetti, perché l'intelligenza l'abbiamo messa sopra. Niente, vedete, la transizione che si sta avendo adesso è quella che vi dicevo prima. C'è una situazione in cui, quindi, le reti è già oggi, l'esempio che farò di Google è questo: una rete oggi già funziona così, o perlomeno alcune reti oggi già funzionano così. Una situazione in cui, così come nel computing, anche nel networking vediamo delle reti virtualizzate. C'è reti in cui c'è un piano
di data, cioè quindi la parte di switching che ruota pacchetti, con sopra una parte di controllo che è implementata secondo la filosofia che stiamo discutendo insieme stamattina. Qui andrò rapido evidentemente per motivi di tempo. Questo paradigma SDN ha fatto sì che adesso io posso vedere una rete da questo punto di vista, e qua praticamente godrete come i matti adesso, perché tutto quello che c'è in questa slide è tutto aperto. Questa poi è la giornata, questo è il tripudio del Linux di questa slide. Vedete, io poi vi racconto due o tre cose su questo, che sono dei progetti veramente fighi. Guardate, allora, l'hardware aperto. Dove sta l'amico mio che fa hardware aperto in Linux? Dove sta? Ecco, sta sopra. Hardware completamente aperto. Ma non sono due, tre, quattro sfigati che si sono messi in una stanzetta e hanno fatto l'hardware aperto, perché l'hardware aperto è... No! Cioè, qua dentro, a qualche slide, vedete, Facebook, Google, Dell, Apple, che hanno deciso di mettersi insieme per fare hardware aperto. Ok? Una volta che ho dell'hardware, che è aperto, e che è in grado di installare in maniera facile una versione di sistema operativo aperto, e su questo ci hanno lavorato qualche annetto per farlo, io posso metterci sopra un sistema operativo aperto. Qual è il sistema operativo aperto che oggi, per esempio, vi viene in mente? Per esempio, ma vuoi vedere che ci possiamo mettere Linux sopra uno di questi switch? Per esempio, ok, se poi facciamo le API verso quel famoso sistema operativo di rete, quindi che cosa sto dicendo? Switch aperti con Linux sopra, che hanno una API verso quella fascia rossa che facevo vedere prima, sistema operativo di rete. Quindi anche qui, sistema operativo di rete, ci sono 10.000 nomi, quei nomi lì è inutile che ve li leggo, sono tutte versioni di controller aperti, quindi sistemi operativi di rete aperti, che hanno un'interfaccia verso il basso sull'hardware, come abbiamo visto nelle slide di prima, un'interfaccia verso l'alto sulle applicazioni. Come sono fatte queste interfacce? Sono normalmente fatte in due pezzi: linguaggi di programmazione di rete, e quindi mi permettono di poterlo programmare un controller, perché io sto facendo tutto questo casino, perché gestire una rete in maniera classica è un casino. Allora devo avere la possibilità di poterla gestire in maniera automatica. Per gestire in maniera automatica devo fare scripting. Per fare scripting devo poter programmare. Mi serve qua un linguaggio di programmazione per poter programmare questi controller, perché altrimenti torniamo al punto di prima. Il linguaggio di programmazione però è tedioso, va bene per esserini come voi, non va bene per tutti. E allora devo trovarmi dei linguaggi di astrazione di più alto livello che permettono di dare una policy in maniera facile, che poi viene tradotta in una policy un po' più complessa, che deve essere sparata su questi sistemi operativi. Sono proprio 15 minuti precisi, proprio di meno. No, io fermo il tempo, io ho questo fatto che fermo il tempo. Allora, no, perché vedete dove devo saltare. Come vi dicevo prima, il networking classico prevede che noi entriamo su un dispositivo e lo configuriamo. Se devo fare un incremento delle risorse, questo lo devo fare semplicemente aggiungendo fisicamente dispositivi di rete. Questa è una cosa che non va proprio bene, e non andava proprio bene nei primi data center. Un data center ha bisogno di fare scale up e scale down di risorse in maniera più o meno automatica. Con un networking classico, infatti, tutto quello che vi sto raccontando è nato quando sono nati i data center significativi dei player di mercato che conosciamo molto molto bene. Quindi serve cambiare completamente il modo di farlo. L'idea qual è? È quella che vi dicevo prima di Linux. Quindi Linux, perché non posso mettere su uno switch quello che metto su un server? Se devo fare tutto quello che facevo prima su un server, se il ragionamento che ho fatto fino a ora vi convince. Ok? L'idea quindi di fondo sostanzialmente è quella di dire: mettiamo sui router e sugli switch il sistema operativo aperto che conosciamo bene, che c'è una community e che mi permette sostanzialmente di fare le cose in maniera automatica che voglio fare. Questa è l'evoluzione che si è avuta negli ultimi tempi sui sistemi operativi di rete, cioè dei dispositivi di rete. Vedete, prima era così, erano monolitici. Si è fatto poi piano piano un passo in avanti, quindi sistemi aperti, ma comunque la parte di stack relativamente allo switch a Runic di tipo proprietario. Quello che si fa adesso è un esempio, è Cumulus Linux, cioè che è una versione di Linux per switch e router, per switch in particolare. Invece è nativa anche la parte di routing e di switching. Questa era la parte di Linux su questi sistemi, ma anche la parte di hardware è assolutamente interessante.
pure qui andrò veloce per motivi di tempo, i famosi white label switch, cioè degli switch che sono aperti e che non sono caratterizzati dall'avere tutto preinstallato, ma danno delle interfacce per poter installare sopra un sistema operativo e quindi poi delle applicazioni secondo la filosofia che avete visto prima. Questo è un progetto molto interessante. Questo progetto si chiama Open Computer Project e l'ha fatto partire Facebook un po' di tempo fa. E questo sì, mi posso mettere qua. Per fare che cosa? Per costruire data center aperti. 7 minuti. Nel 2013 il progetto è stato ampliato e a questo progetto hanno cominciato a partecipare anche altri grossi player proprio per definire uno switch aperto, cioè uno switch di rete completamente aperto. A questo progetto immediatamente alcuni player importanti di mercato si sono collegati, hanno cominciato a lavorare all'interno di questo consorzio. Il grosso è stato fatto da questa azienda, che in questo momento è una delle aziende più in crescita al mondo, perché hanno fatto quel famoso installer che vi ho fatto vedere prima nella slide di prima. Cioè, questo è un ambiente di installazione per mettere praticamente Linux su un switch di rete. Qua c'è scritto il dettaglio, purtroppo non ve lo posso raccontare tutto quanto come avrei voluto. Questi white switch non sono solamente di produttori tra virgolette indipendenti oppure piccoli nel mercato. Tutti quanti hanno capito l'importanza di quello che stiamo raccontando stamattina. Questo ambiente è Linux, adesso lo possiamo mettere anche su switch che sono commerciali. Se switch ne compriamo e che abbiamo già sulle reti, perché il concetto più importante era quello, tutto il mio break, perché se andate a parlare con qualcuno e voi gli andate a proporre di poter fare queste cose interessanti, e quello vi dirà: ma tutto quello che ho comprato fino a mo che me ne faccio? Lo butto? No, perché questa roba qui adesso la puoi mettere anche sugli switch classici, quelli che hanno già il loro sistema operativo e che funzionano secondo dei principi di networking standard. Questo qui è uno dei primi switch aperti, che è il famoso Wedge 6-pack di Facebook, che Facebook ha costruito seguendo le filosofie che stiamo dicendo adesso. Facebook non è l'unico, ci sta questo Edge Core, se andate sul sito trovate tutti i modelli di white switch venduti, ma magari Edge Core non è noto a tutti quanti, Dell lo conoscete sicuramente tutti quanti, sta facendo esattamente la stessa cosa, esattamente la stessa cosa, ok? Open Network Linux è una versione di Linux che, grazie a quell'ONI che vi ho fatto vedere prima, si può installare su tutti gli switch che sono compliant a quanto si sta facendo all'interno dell'Open Compute Project. Quindi Linux su uno switch di rete oggi non è appunto un progetto di ricerca né tantomeno una cosa per smanettoni, ma è la realtà. Cioè ci sono delle reti che funzionano secondo le cose che vi ho fatto vedere prima. Questo è l'ecosistema di uno switch attuale. Se me ne metto a parlare mi accoltella direttamente da dietro, che c'ho questo. No, è cattivissimo infatti, quindi non ve lo faccio vedere, ma in realtà questa è la filosofia con cui si progetta adesso uno switch. Cioè, quindi c'è la parte hardware, l'interfaccia col sistema operativo aperto, c'è una parte verticale qui che invece scende direttamente sui driver degli ASIC, e qui sopra le applicazioni. Tutto quello in rosso, se seguite, è il path dello sviluppo di Facebook. Apple non è fuori da questo gioco, ha deciso di parteciparci, così come ha deciso Mellanox di fare esattamente la stessa cosa, e Facebook, perché non sono assolutamente stupidi e non sono non fanno beneficenza, assolutamente non fanno, cioè non so se sapete che Facebook non fa beneficenza, cioè non è quel Facebook, sto parlando di quell'altro Facebook, ok? Quindi non quello che fa beneficenza, ha deciso di rilasciare questi progetti e di aprire quindi questo mondo a cui anche HP e Microsoft hanno aderito in maniera totalmente pesante. L'esempio che vi dicevo prima, Google ha due grosse reti, cioè la rete è quella che noi usiamo per fare le nostre ricerche, per arrivare ai data center, quindi per la nostra mail, per la mail, 3 minuti, ma lui mi incubo, 3 minuti. E poi c'è l'altra rete, quella che connette i data center di Google. Che cosa ha fatto Google? Nel 2010, quindi non proprio ieri, ha deciso di connettere, una si chiama Gscale, l'altra Gscale, adesso gli do un nome così più facile mentre ne parlo, la Gscale, quindi quella che connette i data center,
è implementata utilizzando il concetto di software defined networking. Completamente. Perché l'hanno fatto? Perché volevano provare finalmente a mettere delle tecniche di traffic engineering, cioè quindi di ingegneria del traffico, perché potete immaginare, penso tutti quanti senza difficoltà, che il traffico tra i data center di Google è abbastanza significativo e va gestito in maniera quanto più possibile efficace. Bene, l'idea di fondo loro qual è stata? Guardate, quella che ci avete tutti quanti voi nella testa in questo momento: per fare sta roba qui, probabilmente un server 32 core è molto più efficiente di un router o di uno switch che può essere potente quando volete voi, ma c'ha memoria e CPU che sono quelle di un router. Non è questo sicuramente, ok? Questa è la rete data center che vi dicevo prima, quindi una rete reale di livello worldwide. Questo è lo switch aperto che Google ha utilizzato facendoselo, implementando la filosofia che vi ho raccontato prima. Un oggetto che ha 100 porte a 10 gigabit con protocolli di routing sopra aperti, che probabilmente derivano da Quagga, probabilmente, sicuramente supporto per OpenFlow. Qua c'è una battuta molto interessante, guardate, non supporta il pontocco, vabbè, ce ne faremo una ragione. Quindi non è completo a quelle RFC di qui sopra, perché non gliene frega niente, cioè questo deve girare traffico tra i data center di Google, che non è completo con Apple Talk, e ripeto, ce ne faremo una ragione. Questa è l'adozione, questa è veramente figa sta cosa, che sembra, cioè, ma questo è quando funzionava senza l'utilizzo di SDN. Questo piano piano è dopo l'adozione, e quindi è il traffico su questo data center. Per chi fa reti, vedo per le facce conosciute, diciamo, c'è una regoletta che pure raccontiamo al corso, no? Normalmente su link tu non hai mai un'occupazione del 100%. Google è riuscito a fare invece quello che gli fa interesse, cioè riempire i link del traffico dei servizi che trasporta, cioè questa è l'occupazione di uno di quei link di quella rete di qui sopra. Tutto questo, tra l'altro, perché si riesce a fare? Perché abbiamo spostato il paradigma dalla configurazione hardware alla programmazione software. Per cui tutta la simulazione che si fa su quel, cioè, scusate, non la simulazione, tutta la gestione che si fa di quella rete, in realtà la si fa testata in un simulatore. Perché stiamo parlando di container software, cioè stiamo parlando di oggetti software. E quindi questo ha cambiato un po' tutto. Queste sono le reference da cui ho praticamente copiato le cose che vi ho fatto vedere stamattina, e spero che qualcuno le copi da me. Se ci sono domande, per chi mi conosce, già avrei potuto parlare di questa cosa tutta la mattinata, chiaramente, però c'era lui che era dietro, poi si è messo dietro. Se ci sono domande, quindi io necessariamente sono andato un po' troppo rapido forse su alcune cose. Non ci sono domande. Io ho una domanda. Ecco. Abbiamo detto che questo nuovo approccio per definire le reti, le software defined network, viene utilizzato da Google all'interno, in quanto non rispettando gli RFC, non sono, sicché si dice, un nodo, diciamo, banalmente partendo da un nodo, cioè in questo modo, inseribile in una rete tradizionale che deve necessariamente sottostare agli standard IETF. E quindi la compatibilità e le migrazioni tra questo vecchio mondo e il nuovo mondo, che problematiche creano? Allora, voi lo conoscete, per sapere, si sta barando, diciamo, che non è uno che... La domanda che ha fatto è... Poi se vuole dire dove lavora lui, ve lo dice lui. Chiaramente è la domanda questa. È la domanda, perché questo non è solamente la retrocompatibilità rispetto al passato. Chi conosce di questi sistemi sa perfettamente che non ci sarà mai un gradino in cui fino a ieri si faceva così e domani si farà in un altro modo, ok? Quindi il problema è come si farà a far coesistere una rete SDN con una rete non SDN. Bene, io prima ho detto, sono stato pesantemente, diciamo,
superficiale su un sacco di cose, quel network operating system di rete, quei controller inevitabilmente devono avere un'interfaccia verso dispositivi di rete che sono nativamente SDN e per, con dispositivi di rete che sono legacy, quindi inevitabilmente ci sono delle parti di rete che saranno ancora per un sacco di tempo reti non SDN e con le quali bisognerà interagire, quindi inevitabilmente bisognerà trovare delle interfacce che tra l'altro già sono, perché già oggi esistono delle reti ibride, così le vengono chiamate, SDN, reti invece che non sono SDN, e quindi esiste è il controller che si occupa di fare questo collegamento tra la rete che non è SDN con rete che è SDN. Quindi il modello di implementazione ad oggi è quello di nuvole SDN con nuvole che non sono SDN e quindi con degli oggetti che fanno parlare questi due mondi. Dica, grazie a lei. Grazie a voi, buona giornata, godetevi questi due giorni.